lifetime in review. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Spada. Siamo qui esattamente nelle terre selvagge perché vi avevo promesso che vi avrei portato la guida per ottenere i fossili in Spada e Scudo. Potrete ottenerli in qualsiasi momento del gioco, ma io lo faccio adesso perché non ne sapevo nulla e mi è stato detto appunto che c'erano anche i fossili e io ho detto ma dove li trovi, e mi hanno detto guarda ci sarai passato 30.000 volte, e in effetti ci siamo passati più di una volta, o comunque per chi magari non ci avesse pensato anche lui. Ah, Gabordor, quello devo ancora catturarlo. Non dovrete far altro che andare verso il secondo ostello Pokémon, presta poco come zona. E come potete vedere, c'è il raid di Machamp. Dopo voglio andarmelo a fare. Niente, non dovrete far altro che venire in questa parte qui di mappa. Perché mio cugino ha catturato Machamp Gigamax. E dovreste parlare con i... Eccoli qua. Non li trovavo, eccoli qua. Dovrete parlare con destra e sinistra, con entrambi, raga. In base a che voi abbiate scudo o spada, dovrete parlare a destra per la vostra versione. Infatti, ciao, siamo i fratelli Vanghe e in spalla. Stiamo scavando alla ricerca di tesori. È il destino che ci ha fatto incontrare, ne sono sicuro. Se ci dai dei VAT, disotterremo per te un tesoro sepolto che ti tornerà molto utile. 1500 watt, potremmo andarli a cercare un bel tesoro sepolto. Che ne dici? Ok, facciamo sì. Grazie mille, perfetto, allora mi metto subito all'opera. Disotterrerò tesori in quantità. Vantaggio in corso. Ecco qua, ecco per un litio fossile. Raga, ho parlato adesso, ho ricontinuato a riparlarci e riparlarci, ed ecco qua il primo fossile della giornata, il litio fossile. Come potete vedere, si può continuare un altro litio fossile. Ferro palla. Ornito fossile. Un altro. Ok. Tralbore. Plesi fossile. Dovrei averli tutti ormai. Ornito fossile ancora. Buona. Sette tesori. Ok. Allora, faccio un breve taglio e vi faccio poi vedere chi dovrebbe rinascere. Ok, regà, io ho continuato a provare e riprovare a vedere se trovavo anche l'ultimo fossile, il Draco fossile, e non sono riuscito a raccattarlo. Ho trovato comunque... dov'è? Borsa. Tutti gli altri tesori. Dove sono? Ok, qua. Potete vedere. Plesio fossile ne ho a bizzeffe. Ornito fossile pure. E litio fossile anche. Ora io posso fare solo forse 2 su 4 combinazioni, credo. Perché da quel che sto leggendo, anche perché mi sto vedendo le combinazioni da fare, mi manca il Draco fossile. Perché con gli altri 4, con gli altri 3 che ho, non posso fare molto. Allora, vediamo.
Ornitofossile e plesiofossile. Vai. Fusione. Artsgvolt. Ok. Ed eccolo. Dati nel Pokédex. Ghiaccio elettro. E l'abbiamo fatto. Poi, ora, dovevamo provare a fare. Vediamo, fossile più ornitofossile. Itiofossile e plesiofossile, vediamo chi mi esce. Arkovic. Eccolo. Oh là là, mamma mia, non è proprio sto bel bijou, eh. Però è acqua ghiaccio. Ok, ai ai ai. Allora, ragazzi, ci ho messo un po', avrò fatto sicuro un taglio dopo aver recuperato i due fossili che abbiamo visto, che sono quelli esclusivi di spada, perché io ho spada. Solo che poi, parlando con il fratello di sinistra, che è quello abile, ci ho messo un po' e ho trovato anche il draco fossile, che era quello che a me mancava. Ora parliamo con la tipa. No, no, non il campeggio. Dov'è la tipa dei fossili? Aspetta. Qua, eccola qua. Parliamo con lei. Hai un bel po' di fossili. Lasciami dare un'occhiata. Sì. Vediamo. Allora, quale fossile vuoi fare? Perché non mi fa vedere il draco? Eppure io l'ho preso il draco. Vabbè, allora facciamo ornitofossile con il draco fossile. Ornitofossile, draco fossile, vai. Ok, rigeneriamo questi fossili e vediamo se riusciamo a svelarne i segreti. 1, 2, 3, fusione! Obiettivo raggiunto, rigenerazione riuscita alla perfezione. Ora abbiamo un'idea di com'erano i Pokémon che popolavano le lande di Galar. Prendetene cura, mi raccomando. Dracozolt! Eccolo! E questo è Elettrodrago. E questo è uno dei due ottenibili da scudo. Ok. E va nel PC. E ora l'ultimo. Allora, dovrebbe essere litio fossile e draco fossile. Vai. Dracovish. Eccolo. Mamma mia, quanto sono brutti però. No. Ed ora guardate il PC. Eccoli qua. 1, 2, 3. Dov'è? Ah sì, eccoli. 1, 2, 3 e 4. Sono tutti qua. Come potete vedere, a differenza delle altre versioni di Pokémon, dove comunque per ottenere tutti i fossili delle versioni era necessario effettuare lo scambio con un amico, con qualcuno che avesse la versione opposta, mentre qui invece abbiamo la possibilità di ottenerli tutti e quattro simultaneamente parlando con una sola persona, sia che avete spada sia che avete scudo.
Ovviamente per ottenere quelli della vostra versione vi basterà parlare con il fratello di destra, e mentre per ottenere quelli della versione opposta vi converrà parlare con il fratello di sinistra, essendo quello che dice di essere più abile. Io ci ho messo un po', a trovare il draco fossile per ottenere questi. Quindi capite bene che va un po' a fortuna il trovarli tutti e quattro insieme. E quindi niente, raga, questa era la guida ai fossili di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Io adesso sto giocando per sbloccare un po' tutto il Pokédex. Chi vuole fare qualche scambio me lo dica qui nei commenti. E molto bene, ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Non so ancora quale prossima guida vi farò, ma molto probabilmente continuerò la torre lotta perché mi sa che l'avrò già iniziata. E niente, noi ci vediamo con un prossimo video, sempre, sempre qui sul canale. E non so ancora con quale serie vi dovrò portare, perché molto probabilmente se riuscirò ad avere per Natale Star Wars Fallen Order, dovrei provare a portare quello. O se no, chi lo sa, perché a Nioh mi sono ribloccato di nuovo, perché ho dovuto dare una mano a un amico, ma non riuscivamo a trovarci, e quindi chi lo sa. Detto questo, ciao belli!